Canair, tappa del No Euro Tour che tocca a Treviso, Matteo Salvini in arrivo, insomma c'è molta attesa e sembra che comunque questa attenzione, questa curiosità per questo tour sia anche trasversale, non c'è solo tanti leghisti, ma insomma che piace insomma, questo argomento. Sì, credo che il tema sia un tema interessante che effettivamente non prende soltanto gli elettori della Lega Nord. Del resto l'intento nostro è anche quello di svegliare un po' la gente da questo punto di vista su un'attenzione, un focus che facciamo sulla questione dell'euro, e vedo che ha un interesse trasversale che colpisce sia ambienti di centrodestra che di centrosinistra e anche di estrema sinistra. Quindi credo che sia una riflessione che va fatta e che non ci sia nulla di male nel mettere in discussione anche ciò che si è fatto in passato, nel momento in cui si nota che ciò che si è deciso, tra l'altro senza ascoltare il volere del popolo, perché questo è ciò che è avvenuto, possa essere rimesso in discussione, e non solo la Lega Nord la pensa così, ma appunto anche tantissimi cittadini. Quindi questa è una tappa importante che era anche attesa a Treviso. Peraltro in Europa stanno avendo molto successo i movimenti, i partiti contro euroscettici. In Inghilterra l'UKIP ha un soffio dal testa a testa con i laburisti proprio come preferenza, e in Francia Marine Le Pen sta facendo sfracelli. Esattamente, non soltanto in Inghilterra, ma appunto penso anche alla Francia, alla Spagna, in tanti altri paesi dove effettivamente l'euro sta mettendo in ginocchio e in difficoltà molte economie nazionali di tanti paesi europei. Insomma, del resto non è un mistero il fatto che questo euro sia un vantaggio soprattutto per la Germania, almeno così come è gestito, e non solo questo euro ma anche questa Europa gestita su misura delle superpotenze, che tra l'altro vengono a fare anche shopping nei nostri paesi, portandoci via anche molte aziende, approfittando proprio dei vincoli che loro stessi hanno posto e sfruttando il vantaggio che si sono creati proprio grazie all'euro. L'Europa poi nei momenti un po' importanti fugge. Parliamo adesso di questi immigrati che stanno arrivando a frotte, e grande assente questa Europa, è tutto lasciato in mano all'Italia che, ahimè, con questo governo, buonanotte, è notte fonda. Sì, bisogna dire che noi comunque abbiamo un governo scandaloso e che non sa gestire questa emergenza, che con l'operazione Mare Nostrum non fa altro che portare sempre più clandestini, e purtroppo noi sappiamo che queste persone sono molto ben informate già nei loro paesi, quindi quando partono sanno benissimo che arrivano vicino alle nostre coste e che noi addirittura ce li andiamo a prendere, e per carità è anche giusto salvare la vita, ma è anche vero che non possiamo poi portarli nel nostro paese e liberarli o aspettare che scappino, così come accade ormai quotidianamente. E quindi prima di tutto c'è una responsabilità secondo me di questo governo, perché quando governavamo noi i rimpatri si facevano, non è che i clandestini non ci fossero, c'erano, arrivavano anche con le navi, però i rimpatri li facevamo. Questi non li fanno, e di conseguenza l'immagine che si dà all'estero è quella di un paese ultra accogliente, insomma esagerato. In più ci si mette questa Europa, che oltre ad avere questo governo, noi abbiamo un'Europa che addirittura se ne frega di questo problema, sa soltanto porci dei vincoli, e qui dove dovrebbe venirci incontro con politiche europee, con aiuti non solo economici ma anche di altro tipo, anche amministrativi, leggi, non ci abbandona totalmente, e quindi questo dimostra che questa è un'Europa che serve soltanto per prelevare, per prendere da noi e non per aiutarci. Domanda provocatoria, qui soprattutto fatta in Veneto: ma se fossimo indipendenti non ci sarebbe più nessun problema, saremmo automaticamente fuori dall'Europa, quindi da tutti questi vincoli, potremmo mettere delle frontiere, controllare meglio appunto gli ingressi e avere anche una moneta nostra, quindi forse non è quella la madre di tutte le battaglie? Io credo che la madre di tutte le battaglie sia effettivamente riformare questo Stato, questa è la verità. E riformare questo Stato, purtroppo abbiamo visto, ci abbiamo provato per tanti anni, ma abbiamo visto che il federalismo non lo vuole nessuno in questo paese, perché si vanno a toccare interessi
di troppe persone che purtroppo sommate hanno la maggioranza in questo paese. Quindi la Lega Nord, anche quando è stata nei suoi maggiori momenti esploa, arrivando anche al 10% nazionale, poi a conti fatti quelli sono i parlamentari che produce. Quando arrivi a Roma, dove ci sono 630 parlamentari, vince chi ha i numeri, e la democrazia è fatta così. Quindi il potere centrale non vuole mollare nulla, di conseguenza la gente comincia a essere stanca e a proporre anche il tema dell'indipendenza, proprio perché con un residuo fiscale di 21 miliardi all'anno noi riusciremo probabilmente anche a mantenerci questo euro con questi soldi qua, forse non ci servirebbe neanche probabilmente un'altra moneta, perché avremo uno Stato talmente organizzato e talmente forte che forse potrebbe anche esserci utile, ma all'interno del sistema Italia questo euro ci danneggia. Quindi io credo che la madre di tutte le battaglie sia comunque quella della riforma di questo Stato. Se lo Stato non si riforma, andarcene, che ci lascino la possibilità di andarcene.